Sport Selection, il vostro sport preferito. Sono conclusi da poco i mondiali di nuoto, mondiali che hanno visto l'Italia collezionare numerose medaglie in tutte le discipline, dall'oro al bronzo. L'ultima è stata quella dei ragazzi di Alessandro Campagna, i quali, infatti, il sette bello è riuscito a vincere la medaglia d'argento nell'ultima competizione. Purtroppo, però, anche il mondo del nuoto si è macchiato di una bruttissima vicenda ai danni della 22enne canadese Mary Sophie Harvey. Infatti, la ragazza, attraverso delle storie Instagram, appunto, ha pubblicato delle foto nelle quali si può vedere chiaramente numerosi lividi sulle gambe e in generale su tutto il corpo, anche se lei stessa ha dichiarato che molte foto, alquanto intime, non le ha volute pubblicare appositamente. E la ragazza sostiene appunto di essere stata drogata, infatti ha un gap temporale in cui non ricorda niente dalle 3 alle 6 ore. E appunto questa è stata una denuncia che ha avuto un eco mediatico particolarmente forte, in quanto la stessa ragazza sostiene che fuori appunto dalla vasca queste situazioni non è la prima volta che succedono. E quindi appunto, la vicenda, insomma, è stata alquanto orrenda e scioccante. Ma chiudiamo con la parte dedicata al nuoto per passare alla Formula 1. Infatti si corre in Austria l'undicesimo appuntamento del Mondiale del 2022. Oggi alle ore 15 è finita la sessione di libere 1, dove il miglior tempo l'ha trovato Verstappen con 1,6,30, 2 decimi meglio della Ferrari di Leclerc, il quale ha concluso con 1,6,55. Infine, al terzo posto la Mercedes di Russell con 1,6,70. Domani alle ore 17, scusatemi, alle ore 17 di questo pomeriggio ci saranno le qualifiche, mentre domani dalle ore 12:30 ci saranno le prove libere 2. Le qualifiche appunto valide per la gara di partenza della sprint partiranno invece sabato 9 luglio, quindi appunto domani alle ore 16:30. Finiamo invece con la MotoGP, MotoGP che sarà ferma fino al 7 agosto, anche se nelle ultime ore sono state rese pubbliche le dichiarazioni di Morbidelli. Morbidelli in questo 2022 non è riuscito a superare, insomma, a soddisfare le aspettative di tutti i tifosi, o quantomeno a tutti gli appassionati di MotoGP. È stato per questo oggetto di critiche, soprattutto per i pochi punti portati a casa. Infatti ricordiamo che l'ultima gara, insomma, nella quale è riuscito a fare il tempo migliore, è stata quella indonesiana, dove si è classificato settimo. Tuttavia, ai microfoni di Speed Week ha dichiarato che spesso e volentieri si sente con Valentino Rossi, il quale riesce a dargli sempre molta forza emotiva, evidentemente perché anche lui ha passato lo stesso. La stessa storia. Ragazzi, per oggi è tutto. Noi ci vediamo venerdì prossimo con il vostro sport preferito, sempre su Sport Selection. Ciao!